I dati usabili hanno varie declinazioni, possono essere usati dalla comunità a scopi di controllo civico, possono essere usati dalla comunità per sviluppare i propri applicativi web, oppure per fare le pianificazioni strategiche, infografiche, mappe. E spesso questi servizi, questi riusi, sono il vero valore aggiunto di Open Data, perché spesso la comunità riesce a sviluppare degli applicativi e dei servizi che arrivano immediatamente ai cittadini. Quindi gli Open Data diventano il primo tassello per un servizio completo che arriva al cittadino, che ha un'informazione puntuale sui tributi, piuttosto che, non so, sul defibrillatorio, sulla mensa scolastica o su dati cartografici. E in Italia in verità c'è un po' una carenza di questa cosa perché sia le pubbliche amministrazioni pubblicano pochi dati e spesso non sanno quali pubblicare come dati, quindi non hanno una domanda esplicita da parte della comunità. La comunità dall'altra parte non si mette a riusare questi dati per fare applicativi e quindi c'è un cortocircuito negativo. Rompere questo cortocircuito facendo degli incontri partecipati, facendo incontrare stakeholder con pubbliche amministrazioni e cercare di capire quali sono i bisogni di quella comunità, permette di ingaggiare un rapporto proficuo di comunicazione tra la pubblica amministrazione e la comunità di riferimento.